Ischia, 19enne suicida a Buonopane, a togliersi la vita il giovane Yuri Rubliak. Inutili i soccorsi. Antonella Di Massa, arrivano nuovi indizi. Fiutata la traccia della 51enne di Casamicciola Terme, lontano da Succhivo, mentre si susseguono gli avvistamenti, veri o presunti. Forio, arrestato 31enne per detenzione illecita di droga. Il giovane è fermato in auto dagli agenti del commissariato di Ischia. Basket, la festa della Gevi a Napoli. La squadra napoletana torna a casa tra i festeggiamenti, a gioire anche l'isola d'Ischia, grazie a Jacopo Jelasi, il team manager. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele Ischia. Ancora un suicidio sull'isola. Un ragazzo di 19 anni di origini ucraine, Yuri Rubliak, si è tolto la vita impiccandosi nel suo giardino di casa a Buonopane, in via Angelo Migliaccio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Barano a fare la triste scoperta. La madre, che di ritorno a casa ha trovato il corpo del figlio senza vita. La salma è stata trasferita a Napoli. E sono riprese questa mattina a Succhivo le ricerche di Antonella Di Massa, la 51enne di Casamicciola, scomparsa da sabato scorso. Le ricerche si sono spinte anche oltre quella che è l'area che le ha viste negli ultimi giorni. Un elicottero della Guardia di Finanza ha sorvolato la zona tra Succhivo e Sorgeto, mentre in mare c'è stata anche la presenza di un gommone della Guardia Costiera. Un altro gruppo ancora di volontari e soccorritori si è recato nella zona della Falanga. Purtroppo ancora nessuna notizia per quello che riguarda il ritrovamento di Antonella Di Massa, ma noi ci colleghiamo con la nostra inviata Anna La Monaca da Succhivo, dall'esterno della chiesa, lì dall'esterno della Proloco, per capire se ci sono ulteriori novità. Anna. Sì, Claudio, siamo qui. Continuano le ricerche della signora Antonella Di Massa, che è scomparsa da sabato. Siamo qui a Succhivo, fuori il centro coordinativo delle ricerche, è da qui che oggi sono continuate le ricerche della signora, ricerche estenuanti, all'interno comunque di cavoni, di sentieri con l'utilizzo dei cani molecolari. E questa mattina poi il cerchio si è allargato grazie a delle segnalazioni che l'hanno vista nelle zone alte di Serrara Fontana, Falanga e Frassitelli, dove sono continuate le ricerche ma senza un buon esito. Inoltre ci sono stati gli elicotteri dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, che dall'alto hanno sorvegliato e hanno scandagliato la zona di Surchivo e Sorgeto, sia da terra che da mare, anche con i droni. E è arrivato il nucleo SAF, lo speleo alpino fluviale. Abbiamo sentito Angelo Cipriano, che ha battuto proprio delle zone interne, circa 4-5 ettari, non grandi territori, con un controllo di grotte e utilizzo di droni, che hanno ritrovato quattro fonti di calore che poi sono risultate però dei falsi allarmi. Nel pomeriggio ci sono state varie segnalazioni da Serrara, da una zona definita che si chiama Pendio Scuro. Anche lì sono stati portati i cani, ma senza esito. Nel pomeriggio invece si è aspettato varie notizie di qualche ritrovamento. È scorso un po' sempre attraverso le ricerche, e questa sera però l'unità cinofila ha usato il cane Labrador Murphy, che ha sceso questa strada da cui già prima i cani molecolari avevano fiutato delle tracce, ha ripercorso di nuovo la strada fino ad arrivare ad un belvedere su cui su un muretto è stato ritrovato contenente dei resti di bucce di banana che la signora probabilmente aveva acquistato e di cui i familiari avevano dato delle notizie. Ha
ha ripercorso la strada dal Belvedere fino al centro di Panza, dove si sono perse le tracce della signora. Noi abbiamo un'intervista a Salvatore Cotugno della Protezione Civile Cinofila, la possiamo mandare. È arrivata su all'incrocio? A un Belvedere, e indica verso la piazza del paesino. Non bisogna trovarla a livello di queste zone qua, perché il cane molecolare porta verso la piazza di Panza, la piazza del paese. Quindi è stata tutta bonificata la zona, e devono vedere solo attraverso telecamere, devono vedere sul cammino della strada. Avete ripercorso la strada con un altro cane? Allora, abbiamo ripercorso la strada con... Ieri la nostra unità cinofila partenopea ha percorso con tre cani nostri, di tre molecolari. Abbiamo rifatto con un altro cane molecolare, un Labrador, si chiama Marley, la stessa strada, di cui scendendo di qua ci porta sul Belvedere. Quindi la signora è uscita dalla campagna e poi ci porta a una piazza... Come si chiama, ragazzi, la piazza? La piazza di Panza. Il cane si è seduto centralmente e lì si perdono le tracce. Quindi bisogna avere le telecamere. Dalla zona boschiva non c'è niente. Quindi si è allontanata, potrebbe aver preso pure un bus. Anche questo, perché il cane si ferma a centro, quindi ci indica che ha perso l'odore, ha perso la traccia della persona. Quindi, perdendo la traccia, è andato su un pullman, su una macchina. Quindi nella zona qua è stata bonificata tutto. Perché la strada che ha fatto, ripeto, la signora ci porta sul Belvedere, dove abbiamo trovato un sacchetto con delle banane che sono state assicurate dai carabinieri della compra dal fruttivendolo, quindi sono le sue. Il cane ha proseguito e si è fermato su questa piazza, la piazza di Panza. Quindi da lì, ora dalle telecamere, dovete vedere dove... Le ricerche dureranno questa notte o anche domani? Abbiamo staccato con i molecolari. Ora bisogna vedere i carabinieri quello che fa. Perfetto. Noi ci siamo fermati, la nostra unità si è fermata, vi possiamo assicurare che la signora è uscita di nuovo sulla strada e è andata verso Panza. Quindi la signora è in movimento. La signora sta in movimento, non sta a livello nel giardino, nel bosco, è uscita perché il cane molecolare nostro ci indica se è seduto sulla piazza di Panza. Quindi o andate in un pullman o si è pigliata una macchina. E ovviamente noi restiamo vigili su quelle che potranno essere le novità magari in arrivo da Succhivo, con la nostra troupe che resta sempre attiva. Ovviamente l'invito a loro è quello di chiederci la linea qualora dovessero esserci delle novità importanti. Proseguiamo la nostra scaletta. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Ischia, durante i servizi di controllo, hanno controllato in via San Vito a Forio un soggetto a bordo di un'auto in cui hanno rinvenuto un involucro che conteneva circa 50 grammi di marijuana. Inoltre, essendoci motivi di ritenere che potessero essere ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l'attività di controllo presso l'abitazione dell'indagato, dove hanno trovato circa 352 grammi di hashish, 2 grammi e mezzo di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per questi motivi un 31enne è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Infiltrazioni malavitose per attività economiche e produttive della regione. Il settore turistico risulta particolarmente colpito dal fenomeno. Tra le cause anche il difficile accesso al credito bancario. Grande attenzione per il momento che stanno vivendo le aziende turistiche e anche sull'isola di Ischia. Le forze dell'ordine stanno monitorando tutte le operazioni che stanno avvenendo, lo ha dichiarato ai nostri microfoni Marco Bottiglieri, coordinatore di Assoturismo Campania. Sentiamo. Si parla di possibili infiltrazioni malavitose per quanto riguarda economiche e produttive della regione, un tema che riguarda sicuramente anche il settore turismo.
Certo, anche il settore turismo è colpito da questo fenomeno, perché comunque c'è una grossa difficoltà per le imprese. Una difficoltà è data anche dal difficile accesso al credito bancario, e sicuramente ci sarà molta più attenzione in questo periodo per diciamo il difficile momento che stanno vivendo tutte le imprese in Campania, in generale anche sull'isola di Ischia. Lei appunto è il rappresentante Assoturismo Campania di Confesercenti, conosce bene l'isola di Ischia, sa che sull'isola ci sono anche alcuni alberghi in vendita. Bisogna accendere un faro su questo per evitare eventuali infiltrazioni, perché i soldi spesso capita che stanno dove c'è la malavita. Certo, le forze dell'ordine stanno facendo un ottimo lavoro sull'isola di Ischia, stanno monitorando tutte le operazioni che stanno avvenendo e che ci auspichiamo che comunque facciano chiarezza su tutte le vendite, anche i passaggi di impresa che ci stanno avvenendo adesso sull'isola di Ischia. Le forze dell'ordine dell'isola sono sicuramente al corrente di tutto il settore delle transazioni che stanno avvenendo e quindi c'è un controllo capillare su tutti i movimenti che ci sono. Questo passaggio di mano anche Assoturismo può dare una mano? Noi come Assoturismo, come associazione Confesercenti, siamo sempre molto collaborativi con le forze dell'ordine e cerchiamo sempre di avere gli occhi aperti per evitare infiltrazioni camorristiche piuttosto che molto dubbie. Alla mostra d'oltremare di Napoli, gli stati generali dell'aeronautica da diporto che hanno avuto nella giornata conclusiva dei lavori ospite il ministro Adolfo Urso. Per la nautica sono previste misure di semplificazione e accelerazione che il comparto merita. Abbiamo previsto un fondo di 3 milioni di euro per la rottamazione dei motori nautici endotermici e per l'acquisto di propulsori elettrici, valido per tutto il 2024, e quindi un incentivo significativo a passare anche alla transizione. Sentiamo. Misure di accelerazione e semplificazione sono queste le parole d'ordine del ministro delle imprese Made in Italy Urso, pronunciate in collegamento video agli stati generali della nautica da diporto che si sono tenuti presso la mostra d'oltremare in occasione di Sud. L'obiettivo è sostenere l'industria nautica italiana leader nel mondo che ha visto sensibilmente aumentare negli ultimi anni il suo fatturato e gli addetti impiegati. Per la nautica, nel disegno di legge che ormai è legge, quindi esecutiva, abbiamo previsto l'istituzione di un fondo di 3 milioni di euro per la rottamazione dei motori nautici endotermici e l'acquisto di propulsori elettrici valido per tutto il 2024. E quindi un incentivo significativo a passare anche alla transizione verso l'elettrico. La riduzione ad appena 7 giorni dei termini per il rilascio della licenza di navigazione per le imbarcazioni nuove. Un'altra norma che semplifica l'immatricolazione non obbligatoria dei natanti, quelli di unità minori di 10 metri, qualora i proprietari desiderino navigare oltre le 12 miglia della costa, anche in questo caso per evitare la concorrenza di un paese dell'altra sponda dell'Adriatico, e quindi lo si potrà fare anche in Italia per navigare oltre 12 miglia. Il rilascio di un documento che consenta ai natanti, senza doversi immatricolare, di navigare nelle acque territoriali di altri paesi. Quindi misure di semplificazione e accelerazione, quale merita il nostro Made in Italy. Durante gli stati generali della nautica da diporto sono intervenuti anche il ministro con delega al mare Musumeci, che ha affrontato la questione della mancanza di posti barca, e il ministro del turismo Santanché, che ha sottolineato come la nautica sia parte integrante dell'intera filiera dell'accoglienza. Un bilancio finale lo traccia il presidente di Afina, Gennaro Amato. Ci siamo resi conti di non essere soli, perché il governo è sceso in campo con 3 ministri importanti, e il ministro Musumeci, Santanché e Urso ad affiancarci in questa nostra esposizione della nautica con tutta la sua criticità che in questo momento sta vivendo per la carenza delle marine e dei posti barca. Quindi siamo felici che ha partecipato anche il presidente De Luca della Regione Campania, il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Siamo fieri che il nostro primo cittadino Gaetano Manfredi ci abbia seguito passo passo
perché grazie a lui se oggi siamo qua a fare gli stati generali della nautica a concludere in questo modo. A marzo incontrerà anche la Meloni, cosa chiederà? E chiederò di dare massima attenzione su quella che è la criticità nautica, perché l'Italia con 8.500 km di costa non può avere una carenza di marine, ma a maggior ragione Napoli, che è la capitale d'Italia della filiera nautica, non può non avere una marina, due marine che rappresentano Napoli nel mondo. Entusiasmo e gioia a Napoli, dove ieri è partita la festa per il ritorno in città della Gevi Basket. Dopo il trionfo in Coppa Italia a Torino, gli azzurri hanno abbracciato i tifosi a Piazza Municipio. L'impresa storica compiuta dalla formazione partenopea rende orgogliosa anche Ischia, che esulta con un isolano doc, il team manager del Napoli Basket, Jacopo Ielasi. Vediamo il servizio. Esplode la festa a Napoli per il ritorno. Esplode la festa a Napoli per il ritorno in città della Gevi Bus. Cesso si tinge d'azzurro la Coppa Italia di pallacanestro. Grazie all'impresa compiuta dai ragazzi di coach Milicic, capaci di mettere in fila avversarie più quotate e attrezzate. Brescia, Reggio Emilia e anche la corazzata Milano in finale, sconfitta 77-72. Un percorso netto all'Enalpi Arena di Torino che vale la gloria eterna per gli azzurri, ricevuti da centinaia di tifosi all'arrivo in stazione a Piazza Garibaldi. Dopo un rapido passaggio al pala barbuto di fuori grotta, gli eroi della Gevi sono accolti dal bagno di folla in Piazza Municipio. Cori, bandiere e torce accese per festeggiare un trionfo che riempie di gioia non solo gli appassionati sportivi. E la festa partenopea anche un po' di Ischia. Ai nostri microfoni il team manager del Napoli Basket, l'isolano doc Jacopo Ielasi. Jacopo Ielasi, c'è anche un po' di Ischia in questa storica vittoria del Napoli Basket, c'è anche la medaglia al collo, la facciamo vedere, raccontaci un po' le tue emozioni. Ma è un'emozione molto grande, è un po' un cerchio che si chiude per me da un certo punto di vista, perché fare qualcosa di così grande con la squadra della per cui hai fatto il tifo da quando sei bambino, nello sport che ho sempre amato, è un grande orgoglio, è gioia. Forse adesso in questo momento, tra stanchezza e vicinanza dell'evento, non ci si rende ancora conto di quello che abbiamo fatto, ma lo capiremo presto. Ti rendi ancora conto probabilmente, però da pochi minuti, appena è finita la finale, subito un sacco di testimonianze anche sui social, anche nella tua Ischia, hai sentito questo affetto? Certo, le persone hanno dimostrato affetto, sono contento di questo, però insomma va bene così, sono felice, sono contento. Tanta emozione per qualcuno, un sogno che diventa realtà per altri. Il presidente della Gevi Napoli Basket, Federico Grassi, ancora fa fatica a crederci. Era un sogno, io sono partito pensando che era un sogno che poteva finire presto o durare fino alla fine. Durato fino alla fine, e ieri sera quando mi sono fermato ho detto allora i sogni possono diventare realtà. Presidente, abbiamo visto tutte le sue emozioni anche grazie alla televisione, la gioia, l'ansia, la trepidazione, ci racconta anche un po' e anche le emozioni dell'arrivo qui a Napoli. Ma diciamo che dopo il primo giorno hanno deciso che c'era bisogno di una cam su di me, quindi l'ho vissuta così. Io la prima volta, la prima corsa è stata verso mia figlia che stava sugli spalti della prima partita e quindi sono andato ad abbracciare lei, quindi sentivo forte questa cosa perché era un'emozione fortissima. E certo è complicato vivere, però alla fine ho fatto finta che non c'era e ho continuato a comportarmi come sempre, perché io la vivo veramente di passione e di cuore. Arrivo a Napoli? Arrivo a Napoli? No, io sono arrivato stamattina, perché non credendoci ero partito, avevo l'aereo stamattina presto, quindi la squadra è arrivata dopo, ho dovuto rispondere a tantissima gente e veramente non pensavo, non dicevano se vinci poi diventa tutto più difficile, è vero. La querelle tra Comune e Calcio Napoli per la gestione e la proprietà dello stadio Maradona torna prepotentemente sotto i riflettori con la visita in città del presidente del CONI Giovanni Malagò e del ministro Andrea Abodi. Entrambe le principali autorità dello sport italiano auspicano una soluzione rapida ed efficace della controversia, anche in vista della definizione degli impianti che dovranno ospitare gli europei di calcio del 2033. Sentiamo Malagò e Abodi. Per ciò che riguarda il Maradona, allora io dico quello che penso, è una partita che si gioca tutta all'interno del discorso del mondo del calcio. L'UEFA impone sacrosantamente, religiosamente, doverosamente dei parametri che
è chiaro, oggi, con tutto il rispetto del mondo, il Maradona non rispetta, sapete benissimo di che cosa sto parlando, quindi serve fare un intervento. Immaginare un campionato d'Europa senza Napoli, con la sua forza, sia di popolazione, sia di storia, sia di squadra del calcio e quant'altro anche per il Sud, per me non è immaginabile, però è anche vero che bisogna, io ne so qualche cosa, col dossier olimpico, e purtroppo servono i fatti e non le parole. Ne abbiamo parlato tante volte, è uno stadio di proprietà del Comune che utilizza il Calcio Napoli, e io per ora assisto, pronto a dare insomma, tutti i supporti che possiamo dare, ma ci vogliono le volontà, secondo me ci sono dal punto di vista dell'amministrazione comunale, e il Calcio Napoli vuole uno stadio sicuramente futuribile. Adesso bisogna cercare di trovare una soluzione veloce, però, anche perché la decisione del 2026 per gli europei del 2032 è davanti. Sembrano 2 anni, ma 2 anni passano in un giorno, quindi anche oggi è un'occasione per parlarne. C'è una norma che è stata ulteriormente migliorata, che prevede l'assegnazione del diritto di superficie a un promotore di un'iniziativa di ristrutturazione e riqualificazione di un impianto sportivo come il Maradona, e quindi se il Calcio Napoli, come sono convinto farà, elaborerà una proposta, io sono convinto che si dovrà dare una soluzione con l'amministrazione. Noi dovremmo decidere quali saranno i 5 stadi che ospiteranno gli europei del 2032. Alcuni mi sembrano abbastanza definite come sedi, credo siano Roma, Torino e Milano, ne mancano 2 e c'è una corsa con tanti concorrenti. Ovviamente gli europei sono quelli del 2032. Questa sera alle 21.10 torna l'appuntamento settimanale con Serata Ischitana. Ospite in studio Anna Castagna, vulcanica conduttrice di manifestazioni a Forio, il professore Francesco Mattera, l'attore Enzo Boffelli in collegamento da remoto fra Fedele Mattera e il giornalista Salvatore Calise. Ovviamente non mancheranno le finestre sulle ricerche di Antonella Di Massa che sono ancora in corso. E domani sera alle 18 Teleischia trasmetterà in diretta la Pediatria in pillole, il programma dedicato alla salute del bambino e dell'adolescente a cura del dottor Geppino Parisi, ex primario di pediatria dell'ospedale Rizzoli. Il medico fornirà consigli utili per la mamma ed il bambino con informazioni chiare e affidabili sulla salute dei più piccoli. Sarà possibile intervenire in diretta sulla pagina Facebook di Teleischia con domande e richieste di chiarimenti. L'argomento della puntata riguarda i morsi e le punture d'insetto e come intervenire. E apriamo la nostra pagina sportiva: dal gol di Longo contro il San Marzano al gol di Gossen contro la Fenix, passando per le reti di Arrulo, Invernini e Cibelli. Rivediamo tutti i gol delle squadre isolane grazie a questo servizio. Bacio Terracino in attesa di qualche cambio. Pallone in verticale, c'è il vantaggio dell'Ischia. Musumeci prova a liberarsi, area di rigore di tacco, là arriva il raddoppio dell'Ischia. Virata sull'otto che abbocca, poi tocco centrale per Soiuzzo che può avanzare, poi il tocco per Giovanni Filossa che non riesce a stare sul tiro, poi c'è Bruno Arrulo. Ancora duello contro Gallo, Invernini lo supera, Invernini, il tiro di Invernini e gol! Pareggio del Parano sul campo della Frattese. Dal dischetto va lo stesso numero 10 del Procida che non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Minuto 17 contro piede perfetto degli isolani, Piro riconquista palla dalla difesa e passa a Cibelli che con una grande giocata lancia De Luis in area di rigore. Lo stesso 9 Storano deposita poi la palla in rete. Taglia. Tacco Gosen per il 3-1. E oltre a quelle segnate da Longo e Di Meglio nella sfida tra Ischia e San Marzano, sono 10 le reti messe a segno in questo turno di campionato di Serie D Girone G che si concluderà il 21 e il 28 febbraio. Vediamoli tutti grazie a questo servizio. Budoni in Oscerina 0-1, la rete che decide la partita è di Cardella che col destro non perdona. Nuova Florida Flaminia Civita Castellana 0-3, la prima rete di Penchini. Il 2-0 arriva con il destro di Lorusso.
3-0 che chiude la partita e di Sirbu sull'uscita a vuoto del portiere. Costa Orientale Sarda Ostia Mare 2-2, la prima rete degli ospiti con Parlafante che col mancino non sbaglia. Il pari della Costa Orientale Sarda arriva con Bonu che al volo sigla il pareggio. Il nuovo vantaggio dell'Ostia Mare è ancora con Parlafante, ancora con il mancino, inserimento perfetto, tiro perfetto. Il 2-2 arriva con De Montis, traiettoria imparabile. Cassino Sassari 0-1, la rete che decide la partita è di Grassi al volo. Cavese Gladiator 1-0, la rete che decide la partita arriva con il maldestro di Lops. Ed ora il meteo. Mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni, in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni, in montagna parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Questo è il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, vi ricordo dopo di noi l'appuntamento con Serata Ischitana, grazie per averci seguito e buona serata.